storia che è un po' storica per l'Agrias, no? E a vincere qua a Catania. L'anno scorso c'erano dei vicini, non hanno pareggiato a lui. Importantissima per noi, anche se venuta in una maniera tamponese, voglio dire, noi siamo stati bravi dal 94esimo a tamponare le affermative del Catania e poi abbiamo trovato questo capolavoro di gol di Zanini che ci ha regalato questi tre punti. È chiaro che è una partita che noi abbiamo condotto fin dall'inizio per portare a casa un pareggio importantissimo, è arrivato questo gol, è chiaro che il pallone del regalo di gioia e dolore, oggi stiamo sempre fortunati noi e fortunati il Catania. Presidente, buonasera. Negli spogliatoi cosa ha detto al gruppo biancazzurro? Stasera una partita di sacrificio, una partita che l'Agrias ha necessariamente doveva giocare in questa maniera. Ho fatto complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita impeccabile, sono stati veramente bravi, ho fatto i complimenti perché è chiaro che chi porta a casa il punteggio pieno ha sempre da congratularsi con i propri giocatori. Si è sentito con il presidente Giovanni? Sì, ci siamo sentiti poco fa, è chiaro che lui era contento come me, siamo sulla stessa linea d'onda, è una partita che abbiamo, che all'inizio avremmo messo una firma per un pareggio, l'abbiamo vinta, quindi è chiaro che la soddisfazione è massima. La chiamate? Lei non sapeva che era un giornalista. Diceva, però Rigoli ha sbagliato, lei era un gruppo di persone, non c'è sempre sbagliato. Ma io ho sbagliato relativamente. Rigoli secondo me ha un piccolo né in questa partita l'ha avuto, perché secondo me non doveva uscire di grazia. Questa è la mia affermazione. Grazie mille.